Il bene supremo è un brano tratto dall'Ifigenia in Aulide di Euripide. Euripide è il terzo tragediografo greco, dopo Eschilo e Sofocle. La tragedia, appunto, è stata rappresentata nel 406 a.C. alla corte del re Apella in Macedonia. Siamo praticamente nell'ultimo anno di vita di Euripide. Infatti, Euripide morirà in quello stesso anno. Il 406. Euripide, pertanto, era sicuramente ateniese, ma concluse la sua vita in Macedonia, perché allora ad Atene c'era tra l'altro una guerra sconvolgente, che era la guerra del Peloponneso, e lui non partecipò sicuramente alla vita politica, anche se non da protagonista, e scrisse delle tragedie molto importanti, anche molto innovative alcune, per esempio in particolar modo la Medea ho in mente, no? Rispetto al modello di Sofocle. Questa invece è una tragedia che fa riferimento a una storia, come dire, molto importante del ciclo troiano, cioè la vicenda di Ifigenia che viene sacrificata affinché le navi dei greci partano alla volta della città di Troia. Ecco, abbiamo detto che la tragedia classica si accentra su un conflitto. In questo caso c'è un conflitto fra quello che è il sentimento naturale di amore alla vita, l'amore filiale, ad esempio, che c'è, che lega il padre con la figlia, da una parte, e il bene supremo, appunto il bene della patria, il bene della Grecia intera, che diventa predominante, diciamo, nella gerarchia dei valori, allora. E questo porta quindi a sacrificare una persona, anche addirittura la vita di una giovane donna, per il bene supremo, per il bene della patria. Certo, c'è da chiedersi, no? Fino a che punto sia lecito questo. Ora, per i greci la cosa era forse un po' diversa rispetto a noi, perché per i greci, almeno nella loro mentalità tradizionale, era indiscutibile che il bene della patria doveva essere superiore rispetto al bene personale. Forse per noi la cosa invece non sta esattamente così. Ma già per Euripide, si insinua, diciamo, in Euripide, penso, una sorta di dubbio. Beh, insomma, lo vediamo adesso leggendo questo brano tratto dall'Ifigenia in Aulide. In questa tragedia appare anche Achille, il quale è impressionato dalla bellezza e dall'altezza morale di questa donna, di questa ragazza, insomma, di Ifigenia. È insomma anche innamorato, se vogliamo, direi. Una volta che Achille viene a sapere che lei deve essere sacrificata, è disposto anche a combattere con tutti quanti i suoi compagni greci pur di impedire questo, pur di impedire che Ifigenia sia sacrificata. E allora interviene Ifigenia rivolgendosi alla madre. La madre Clitemnestra è disperata per il sacrificio della figlia, non vorrebbe assolutamente. Incomincia a covare quel rancore nei confronti del marito, Agamennone, che è disposto invece a sacrificare la vita della figlia. Sapete tutto, cioè, meglio forse se vi dico anche l'antefatto, beh, è molto semplice. Le navi dei greci erano lì, tutte radunate in Aulide, in questa regione, quindi sul litorale, per partire alla volta della città di Troia. Non si levava un soffio di vento, quindi le navi non potevano partire. Allora, l'indovino dice che doveva essere sacrificata una persona, la prima che avrebbe incontrato Agamennone, altrimenti le navi non sarebbero mai partite alla volta di Troia e quindi non ci si sarebbe mai vendicati dell'affronto compiuto da Paride che aveva rapito Elena, l'aveva portata a Troia. E allora Agamennone incontra per prima proprio sua figlia Ifigenia, quindi lei è la predestinata, cioè quella che dovrà essere sacrificata per il bene supremo, cioè perché, affinché i greci possano finalmente prendere il largo, partire alla volta della città di Troia, andare a vendicare questo torto.
Si rivolge quindi Ifigenia a sua madre, a Clitennestra. Oh madre, ascolta queste mie parole, invano ti vedo adirata contro il tuo sposo. Cioè, Ifigenia dice a Clitennestra, non ti adirare, non ti arrabbiare con il tuo sposo, quindi con Agamennone, con mio padre, insomma. Non possiamo ottenere l'impossibile. È giusto rendere grazie ad Achille per il suo zelo, ma noi dobbiamo badare che non venga in odio all'esercito e incontri sventura senza alcun nostro vantaggio. Ifigenia, da una parte, è lusingata, riconosce che Achille, le vuole bene e che sta facendo questo sicuramente perché le vuole bene, che non vuole che muoia. Però lei è disposta a sacrificarsi per il bene della patria e quindi per evitare che Achille rivolga le sue armi contro i suoi stessi compagni, dicevamo. Ascolta quello che mi viene in mente. Io ho deciso di morire. Se l'unico modo attraverso il quale tutto quanto si può risolvere e quindi non ci saranno contrasti interni fra soldati e le navi potranno finalmente partire e che io perda la vita, sono disposta a questo. E voglio farlo con gloria, gettando via la viltà. Vedi con me, o madre, se è vero quello che dico. A me tutta guarda la grande Ellade in questo momento. In me sta il passaggio delle navi, la rovina di Troia. Dipende tutto da me. E allora io sono pronta a sacrificarmi, capite quello che dice Ifigenia? Tutta quanta la grande Ellade, cioè tutta la Grecia praticamente, guarda a me. Io non posso impedire che si realizzi il destino giusto, la gloria, insomma, del nostro popolo, solo per badare al mio interesse personale, per aver salva la vita. No, devo privilegiare il bene supremo. Non più dalla Grecia felice lasceremo rapire le donne dai barbari, ma sarà vendicato l'oltraggio di Elena, portata via da Paride. Se i greci non andassero a vendicare questo torto subito, allora magari ne verrebbero altri di stranieri a fare la stessa cosa che ha fatto Paride, che ha preso una donna nostra, una donna greca, e l'ha portata via. No, no, invece deve essere vendicato questa offesa, insomma, deve essere vendicata. E questo tutto farò con la mia morte. E questo sarà possibile solo attraverso la mia morte, il mio sacrificio. E gloria me ne verrà beata. Cioè, questo mi procurerà una gloria per secoli e secoli, per sempre. Avrò liberato la Grecia. Sarò io lo strumento, io Ifigenia sarò uno strumento attraverso il quale si compirà la liberazione della Grecia. Non bisogna che ami la mia vita, ecco, bisogna che io sottoponga, subordini, insomma, il mio stesso desiderio di vivere al bene della patria. Tu m'hai dato alla luce per i greci, non per te sola. Tu, madre, ricordiamoci che si sta rivolgendo alla madre Clitennestra, mi hai fatto nascere per i greci, per l'Ellade, non per te sola. Infiniti uomini armati di scudo tenendo il remo, tutti sono pronti a fare qualcosa contro il nemico per la patria oltraggiata, a morire per la Grecia. E soltanto la mia vita, una sola, li trattiene. Quindi ci sono tantissimi, numerosissimi uomini che sono convenuti qua da tutta quanta la Grecia, tutti gli eroi, capi dei greci e i loro soldati, Ulisse, Diomede, eccetera, eccetera. Il fatto di dover difendere la mia vita, soltanto la mia vita, dice, dovrebbe questa sola vita trattenere tutti questi uomini, dal vendicare l'oltraggio subito dalla patria, dalla Grecia, insomma. È giusto questo? Cosa si può dire in contrario? E c'è anche un'altra cosa. Non deve costui da solo venire a battaglia con tutti i greci per una donna. Non deve morire. È meglio che un uomo solo veda la luce piuttosto che mille donne. E se Artemide ha chiesto proprio il mio corpo, io sono mortale. Come potrei far resistenza alla dea? Allora dice,
Anche in questa frase c'è un po' tutta la mentalità dei greci, per cui oltretutto la vita di una donna è considerata meno importante di quella degli uomini e quindi dice addirittura è meglio che un uomo solo veda la luce piuttosto che mille donne. È paradossale che lei, che è una donna, affermi una cosa del genere, no? Dice comunque, se la dea Artemide, insomma, ha deciso, stabilito così, allora io come posso resistere alla volontà della dea? Sappiamo invece che in una particolare versione di questo mito è la stessa dea Artemide che poi salva Ifigenia proprio sull'altare quando è posta già sull'altare del sacrificio, pone una cerva al posto di Ifigenia e la porta in Tauride, in un'altra regione, salvandole la vita. È impossibile. E allora il mio corpo lo do alla Grecia. Offritemi dunque in sacrificio ed espugnate Troia. Lasciate questo ricordo di me nel lungo tempo. Le mie nozze, i figli, la mia fama è tutta questa. È giusto che i barbari siano sottomessi agli elleni. È giusto, quindi, che i barbari. Ecco, dobbiamo sapere infatti che per i greci tutte le altre popolazioni che appunto non parlavano bene correttamente la loro lingua erano chiamate barbari. Infatti, barbaro in greco voleva dire letteralmente balbuziente. E così dice: è giusto che i barbari, quindi gli asiatici troiani, siano sottomessi agli elleni, quindi ai greci, e non gli elleni ai barbari, e che non accada il contrario, e che non accada quindi come appunto è appena avvenuto, che i barbari ridicolizzino i greci, come ha fatto Paride portando via Elena a Menelao. Gli uni sono schiavi, gli altri sono liberi. Anche questo è ci fa capire bene, insomma, la mentalità dei greci, secondo la quale gli stranieri erano da considerare schiavi. Interviene a questo punto il coro: O giovinetta, il tuo pensiero è nobile, è crudele il destino e il volere di Artemide. Ecco, il coro si fa sempre un po' portavoce di quella che è la volontà degli dèi, non si pone in forte opposizione. Il coro cerca di mitigare i conflitti in genere nelle tragedie. A questo punto interviene Achille. O figlia di Agamennone, quel dio che mi volesse dare le tue nozze mi farebbe felice. Ecco, dicevamo che in questa tragedia emerge come Achille sia innamorato di Ifigenia e desidererebbe che un dio gli desse in sposa Ifigenia, sarebbe ben contento di questo. E io invidio l'Ellade per te e anche te per l'Ellade. Vedo che tu adesso sei disposta a dare tutta la vita per l'Ellade, cioè per la Grecia. A questo punto io provo quasi invidia perché forse desidererei che tu provassi questo sentimento per me invece che per la patria. Hai detto cose degne della patria e non lottando più contro la dea che è più forte. Tu hai fatto una scelta giusta e necessaria. Comunque, alla fine, Achille riconosce che la scelta che ha fatto Ifigenia era l'unica possibile di fronte al bene supremo, al bene della patria. Quindi, ha fatto bene a decidere di sacrificarsi. Mi viene ancora più desiderio del tuo amore, guardando la tua nobile natura. Ma bada, io voglio salvarti, portarmi alla mia casa, e gran dolore ne avrei, lo sappia Teti, se venuto a battaglia coi Danai non riuscissi a proteggerti. Attenta, la morte è un terribile male. Quindi interviene Achille, esprime quelli che sono i suoi sentimenti, cerca di spiegare che cosa pensa, in particolar modo Achille. Pensa che comunque lei ha fatto la scelta giusta, è necessaria. Certo, si rivolge a sua madre Teti e dice, e anche dice a Ifigenia, guarda che la morte è un terribile male, però in precedenza aveva fatto capire chiaramente che approvava la scelta di Ifigenia. Ti interessano file di questo genere? Allora vieni su www.gaudio.org e iscriviti alla newsletter A Scuola con Gaudio,
all'indirizzo www.gaudio.org/news.